Buongiorno a tutti e benvenuti al primo concerto in diretta Facebook dell'associazione Agimus Firenze. È molto strano, per la prima volta nella storia dell'associazione, non avere il nostro affezionato pubblico qui presente in sala assieme a noi, però confidiamo attraverso internet, attraverso le nuove tecnologie, di raggiungere ognuno di voi direttamente nelle vostre case. E per noi questa iniziativa è un messaggio, oltre ad essere una sfida nuova, che la musica va avanti, che la musica non si ferma nonostante questo momento di difficoltà e continua ad avere la sua capacità di tenere unite le persone, a maggior ragione in un momento come questo in cui è molto difficile trovarsi di persona e incontrarsi di persona. Per cui questo è il nostro augurio per guardare avanti e sperare al più presto di poter riprendere a fare i concerti di persona. Saremo in diretta anche domenica prossima, il 15 novembre, sempre alle ore 11. E non ci saranno applausi alla fine, che è un'altra novità e un altro elemento strano per chi suona, però... alla fine l'applauso segna anche un po' la distanza fra la platea e chi suona, e in questo mondo virtuale speriamo di superare anche questa distanza e arrivare ad un abbraccio virtuale fra i musicisti e il nostro pubblico. E ringrazio moltissimo i musicisti che suoneranno qui per noi questa mattina e li invito a raggiungermi qui: Andrea Pasquini al flauto e Matteo Canalicchio al pianoforte.
pace. Thank you.
Thank you.
Andrea Pasquini e Matteo Canalicchio. Vi richiamo qua almeno i complimenti di Asimus, ve li possiamo portare in diretta. E, dite il programma che avete suonato, così magari chi ci ha seguito lo può recuperare facilmente. Sì, abbiamo suonato la sonata di Schulhoff per flauto e pianoforte in quattro movimenti, e poi la sonata di Prokofiev per flauto. Bene, ci diamo appuntamento a domenica prossima, il 15 novembre, sempre alle 11. Grazie Andrea Pasquini, Matteo Canalicchio.